Signore e signori, buonasera. Grazie di essere qui al Maggio dei Libri dell'Associazione Ma Donne. Buonasera. Questa sera vogliamo presentarvi un libro particolare. In genere abbiamo presentato dei libri di autori sardi. Questa volta abbiamo scelto un libro di poesie persiane. Il motivo è uno ed è importante. Mawashabet è costretta in prigione per motivi religiosi. Infatti è qui presente la comunità Baha'i che promuove questo evento insieme all'associazione. Avrete già capito che sarà una cosa molto serena, rilassata, divertente, anche se poi le tematiche sono molto forti, perché sono poesie veramente scritte in prigione. Non a caso abbiamo organizzato una piccola scenografia per poter rendere un po' di più l'idea. Ringraziamo soprattutto Andrea Fernandez al flauto. Che ci ha accompagnato. Purtroppo non ci sono microfoni perché qui ci sono stati dei pasticci, ci sono stati dei furti di apparecchiature, ma c'è un'ottima acustica. Se facciamo tutto in silenzio avremo modo di ascoltare tutto bene. Ringraziamo soprattutto Elena Vidili che ha accettato di presentarci la poetessa e di inquadrarci un po' la situazione politica e religiosa nella quale Mawashabet vive. Andiamo a cominciare, grazie a tutti. La fede Baha'i nasce a metà del XIX secolo in Iran. La sua distribuzione geografica ne fa la religione più diffusa dopo il cristianesimo. I Baha'i provengono da tutte le nazioni, da tutti i gruppi etnici, culture, professioni e classi economico-sociali. Quindi rappresentano uno spaccato dell'umanità. La fede Baha'i viene fondata da Bahu Allah, che significa gloria di Dio, vissuto tra il 1817 e il 1892, che non vuole seguire le orme del padre, ministro dello Shah dell'Iran, bensì decise di vivere una vita al servizio dei poveri. Proclamò la propria missione nel 1863 e annunciò di essere il messaggero di Dio per il mondo d'oggi, come avevano fatto in passato Abramo, Mosè, Krishna, Zoroastro, Buddha, Gesù e Muhammad. Per questa sua affermazione e per gli insegnamenti progressisti che annunciava, Bahu Allah e i suoi seguaci furono e subirono feroci persecuzioni da parte delle autorità civile e religiose del paese. Dopo 40 anni di prigione, vi fu l'esilio che lo portò attraverso gli imperi ottomano e persiano fino a Dhaka, alla colonia penale dell'impero ottomano, oggi città dello Stato di Israele. Secondo gli scritti Baha'i, tutte le religioni provengono dalla stessa fonte divina. Lo scopo dei loro fondatori è sempre stato quello di promuovere il benessere dell'individuo e della società, portare quindi pace e armonia senza provocare odio e guerra. Le differenze tra le varie religioni nascono dal fatto che i loro fondatori sono apparsi in tempi differenti della storia e in luoghi diversi, ma tutte insegnano le medesime verità fondamentali. Tutte invitano l'uomo a essere spirituale, giusto e compassionevole. Quindi l'etica e la spiritualità è l'aspetto invariabile di tutte le religioni. Ciò che cambia sono gli insegnamenti sociali che devono conformarsi alle diverse necessità dei tempi in cui appaiono i loro fondatori. Questi insegnamenti sociali devono necessariamente cambiare in quanto la società umana è sempre in perenne sviluppo. Possiamo riassumere i principi fondamentali della fede Baha'i: unicità di Dio, unità di tutte le religioni, unità dell'umanità,
libera e indipendente ricerca della verità. Abbandono di ogni forma di pregiudizio per razza, casta, credo, nazionalità. Armonia fra scienza e religione. Pari opportunità, diritti e doveri tra uomini e donne. Abolizione degli estremi di ricchezza e di povertà. Equa distribuzione delle materie prime del pianeta. Istruzione universale obbligatoria. Adozione di una lingua ausiliaria universale. Creazione di un governo mondiale e di un tribunale internazionale. Un corpo legislativo mondiale i cui membri, fiduciari dell'umanità intera, dovranno controllare tutte le risorse delle nazioni e promulgare le leggi necessarie per soddisfare i bisogni di tutti i popoli della Terra. گنجیش امروز از هواخوری می گذشتم گنجیشی را دیدم که در میان برگ‌ها تکه نان یخ‌زده‌ای را می کاوید به او گفتم تو هم مثل من گرسنه‌ای و در زندان نان را رها کن پرواز کن حتی اگر هنوز گرسنه ای passeggiando durante l'ora d'Asia incontro un passerotto nella mente recava un pezzetto di pane ghiacciato povero prigioniero anche tu come me gli dico abbandonata la briciola lungo la via mi dico se forse da me con lui il pane lascia cadere eppure affamata anche tu vola via profumo di pace natura ed amore. Quando lascerai questi foschi spazi, dovunque tu veda un verde pascolo, abbandonati allo scroscio delle sensazioni perdute. Siediti sotto la pioggia, riscaldati al calore del sole, parla ai fiori del prato. Lascia che il piacere della bellezza ti invada, che l'amore irrompa nelle tue vene, che i tuoi sensi trovino profumo di pace, natura ed amore. L'intero sistema di legge vigente in Iran è basato sulla legge islamica, che riconosce e protegge i diritti civili dei musulmani e dei seguaci delle minoranze religiose. Fra queste vi è la fede Bahá'í, i cui seguaci costituiscono la minoranza religiosa più numerosa del paese, alla quale però non è riconosciuto alcun diritto di professare liberamente il proprio credo religioso, subendo di conseguenza persecuzioni di ogni genere e gravi discriminazioni. Malgrado la Repubblica Islamica dell'Iran affermi di appoggiare, Malgrado la Repubblica Islamica dell'Iran affermi di appoggiare la comunità internazionale per i diritti umani negli sforzi per combattere quindi le violazioni in atto in alcune nazioni del mondo, in realtà esiste nel paese una sistematica campagna di incitamento all'odio verso le minoranze religiose ed in particolare verso la comunità Bahá'í, la quale fin dalla sua nascita a metà dell'Ottocento ha subito e ancora subisce persecuzioni e violenze di ogni genere da parte delle autorità governative. Una parte del popolo iraniano, soprattutto nel mondo accademico, artistico, intellettuale, scientifico, è ora a conoscenza delle numerose risoluzioni ONU rivolte al governo, le quali denunciano con prove documentate le gravi persecuzioni e l'esclusione della comunità Bahá'í
dalla protezione della legge. Da poco, infatti, gli iraniani hanno iniziato a manifestare in molti modi il desiderio di avere una vera democrazia. Manifestazioni con le quali chiedono, da un lato, di mettere fine alla violazione dei diritti umani e dall'altra di porre fine alla cultura politica e religiosa di fomentazione dell'odio. Non dimentichiamo che il potere è nelle mani del clero musulmano sciita, il quale non accetta alcun concetto di democrazia e rispetto della persona, in particolare della donna. ستاره دلم برای سکوت ستاره می سوزد برای حس اتشناک و پرهراس کبیر که عاشق ضربان شدید باران است دلم برای نفسهای باغ می سوزد که می دمد به سر برکه های تنهایی فتاده آینه ما زیر پای چمن درون برکه لرزان آبهای کبود درون برکه لرزان آبهای کبود گذشته دشت ز ادراک پرتحرک نور کجاست خرمن گیسوی بید خواب آلود که روی شانه سرسبز آب جاری بود کجاست عصر دلاویز و سرکش گل سرخ کنار باغچه زرنگار خوشبختی چگونه میگذرد زندگی به این سختی چرا ستاره به چشمان شب نمیخندد per l'angosciosa sete del deserto che anela lo sgruscio della pioggia. Il mio cuore soffre per il soffio del vento che sfida sulle acque deserte. La luna illumina il prato, nel vivido tremore del lago. La piana si accende in una vivida luce. Dov'è la fonte a chioma del salice d'Oriente che si chinava sulle verdi spalle delle acque? Dov'è la penetrante fragranza della rosa rossa che impregnava il dorato giardino della giugna? Perché trascorre nel dolore questa vita e nel buio della notte non sorridono le stelle? اگر تو بخواهی خورشید طلوع می کند از جایی که دیروز به روزهای پیش از این نتابیده اگر تو بخواهی باران دوباره می بارد بر سر این کبیر خشکیده اگر تو بخواهی نسیم می وزد باز بر این نشت بیقراری تفتیده اگر تو بخواهی نغمه سر میدهند دوباره در نفس این بلبلان ترسیده اگر تو بخواهی باز گل میتراود از نفس مردم ستمدیده اما اگر تو نخواهی چه حکمی دارد دعای این دانه زیر خاک پوسیده اگر تو نخواهی ای جبا چه حکمی دارد دعای این دانه زیر خاک پوسیده Se tu vorrai, il sole sorgerà dove non è mai sorto. Se tu vorrai, la pioggia cadrà su quest'arido deserto.
Se tu vorrai, una fresca brezza spirerà su questa sconfinata piana addormentata. Se tu vorrai, questi usignoli spauriti ritorneranno a cantare in campo. Se tu vorrai, fiori sboceranno dal respiro di questi sofferenti. Ma ahimè, se non vorrai, a che varrà questa preghiera d'un seme sepolto sottoterra? Se non vorrai, o tu onnipotente, a che varrà questa preghiera d'un seme decomposto sottoterra? Dal calve mai. Achimaro vedivor hoie sotor mahor nemudan. Babomin ha, fasim hoie khardar. Man be furu rikhtan divor hoie dan khun gereftam. Va divor ha ra furu rikhtan. و اینک تو در هر کجای جهانی فرق نمی کند. فرق نمی کند در قلب خود احساس می کنم هستی. در قلب منی پیوسته حاضری هستی. در قلب منی هر جا همیشه هستی. فرق نمی کند که کجایی. در قلب من هست. In questo mio cuore, costretta tra mura e crudele, auguste spalle, filo spinato, crollata ormai dentro di me ogni barriera, abbattuto ogni mondo. Aspettate solo ti ritrovo infine nel mio cuore, ovunque tu sia, chiunque tu sia, non importa dove tu sia, ovunque tu sia, chiunque tu sia, sei sempre presente in questo mio cuore. E questo è il contesto politico e religioso in cui si svolge la vita e la vicenda della poetessa Avash Sabeh. Tuttora in prigione, in Iran, perché seguace della fede Ba'ai. Nata nel 1953 in una cittadina della religione Isfahan, ai bordi dell'area desertica centrale dell'Iran, Mahvash sin dall'infanzia ha dovuto affrontare, assieme ai suoi congiunti Ba'ai, l'ostilità del fanatismo religioso del paese. La famiglia, incalzata dai suoi persecutori, è costretta a rinunciare ai frutti delle ingegnose iniziative del padre, il quale aveva portato la luce elettrica nel paese. È così costretta nell'ottobre del 1963 a rifugiarsi a Teheran, la capitale, dove Mahvash termina gli studi universitari, con il massimo dei voti, ma per l'atteggiamento persecutorio del governo contro gli studenti Bahai non può ritirare il diploma di laurea. Con l'avvento della rivoluzione islamica del 1978 che porta al potere l'Ayatollah Khomeini, malgrado i successi ottenuti come insegnante e come preside, Mahvash Sabeh viene espulsa dalla scuola a causa della sua appartenenza religiosa. Per dare ai propri giovani la possibilità di proseguire gli studi a cui non potevano più accedere a partire dal 1980, quando un documento segreto del governo sancisce per i giovani Ba'ai il divieto di accedere alle università, la comunità fonda l'Istituto Ba'ai di Studi Superiori. E Mahvash accetta l'incarico di insegnante e di segretaria dell'istituto, incarichi che manterrà per molto tempo. Comunemente conosciuto come libera università Ba'ai, l'istituto prevede corsi con programmi accademici e di ricerca nel campo delle scienze, scienze sociali, delle arti,
tenuti da docenti provenienti anche da università straniere. Il 25 maggio 2005, il giorno delle nozze della figlia, agenti dei servizi segreti iraniani mandato alla mano fanno irruzione nella sua casa, mettendola sotto quadro per ore e arrestandola davanti a tutti, familiari e ospiti. Liberata solo dopo il pagamento di una cospicua cauzione, nel 2006 entra a far parte dello IARA. Il gruppo dirigente è formato da 7 persone che assiste la comunità Bahá'í in Iran dopo lo scioglimento delle sue istituzioni ufficiali. Il 5 marzo 2008 viene nuovamente arrestata senza la possibilità di informare la famiglia della sua detenzione, che per qualche mese la vedrà rinchiusa in cella di isolamento. In seguito verranno arrestati anche i suoi 6 colleghi dello IARA e internati nella più importante prigione di massima sicurezza del paese, la più temuta per la durezza con cui i prigionieri sono trattati, la prigione di Evin a Teheran. Il Ministero dei Servizi Segreti istruisce il processo contro i 7 dirigenti arrestati, impedendo loro di incontrare i propri legali, i quali nel frattempo si erano anche coraggiosamente assunti il pericoloso compito di difendere. Fra questi il premio Nobel della pace Shirin Ebadi. Il verdetto emesso il 7 agosto 2010 è durissimo, 20 anni di carcere a ciascuno dei 7 imputati. Safare Doni. Doni e کوچه که بی مقداری بودم دست تقدیر مرا در کنار جویبار محبت تو نهاد چندی هم نشین آب پاک بودم چندی در عمق خاک چندی از آب زلال محبت تو نوشیدم چندی در درک زلال وجودم پوشیدم چندی در انتظار نشستم پوسته تن شکستم زخمای باز تنم را با مرهم محبت تو بستم دردها کشیدم از گذشته بریدم و آینده ای ندیدم از خود گریستم نالیدم رنج کشیدم تا سرانجام کار خود ساختم از پوست جدا شدم پوست انداختم از خود رها شدم و ندانستم از کجا به کجا شدم رفتم آمدم گفتم شنیدم روییدم بالیدم به یقین رسیدم و جلوه های جمال خدا را در برگ های سبز درختان و قطره های روشن باران در هوای خوش بهاران یافتم خود را به شوق نور بالا کشیدم برکشیدم به آفتاب رسیدم و در تلالو درخشان نور خود را دیدم دیدم شاخه های سرخ تنم را غرق برگ های سبز شکوفا شکوفه های کوچک زیبا ها دیگر من آن نیستم که بودم دیگر نه برکم که رودم اینک
سرشار از حس بهارم، منتظر میوه و بارم، صدها دانه دیگر در دل دارم. Il viaggio del seme, minuscolo seme da profila, mano accanto al tuo rigo d'amore, presso limpide acque piantate. Nel profondo del suolo affondai, del tuo amore assorbendo la linfa, la mia anima pura esplorai. Dopo breve stagione d'attesa, dischiuso il mio guscio, del mio corpo le aperte ferite, dal balsamo dell'amor tuo furono sanate. Mi distaccai dal passato, in accorato pianto e dolorose pene, senza vedere un futuro, ma infine la mia strada trovai, da quel mio guscio spogliata, una nuova veste indossai, libera dal mio essere antico, ignara donde fossi venuta o donde diretta io fossi. Qua e là, pagolando dalla parola all'ascolto passai, gioiosa il nuovo rigoglio, alla certezza arrivai, e fra la verzura degli alberi e nelle lucenti gocce di pioggia, scosse da primaverili brezze di gioia, lo splendore della divina bellezza trovai. Nel fulgente scintillio della luce, i rossi rami del corpo, tra verdi foglie e boccioli, e di bellezza piccole gemme crebbi verso il sole protesa. Quel che ero, ora più non sono. Ero uno stagno, ora sono un fiume, ebra di primavera, di primizie e di frutti, sono ora in attesa e molti semi nascondo ancora nel mio cuore. باز برخواستم صبح یک روز گرم خاکانو، قد اندوه روی بیکران بودم در فضای هوافری تنها، پای دیوار راه پیمودم، با خود از راه بسته می گفتم زان همه سد و مانع و دیوار، زان همه گیر و دار بی‌معنا، زان همه جنگ و حمله و پیکار. گفتم این بند و سر نه حد من است، من کجا، این فضای بسته کجا، این همه موج پرخروش ستم، هر باری چنین شکسته کجا. ناگهان دیدم از شکاف زمین برگ‌های زدور بریده، از دل میر و خاک و سنگ درشت بوته‌های لطیف جوشیده. روز دیگر دوباره می‌دیدم بوته‌ها یک به یک به گوش و کنار، همه جا سبز شد، همه جا سبز شد ز رویش خاک، برها و جوانه ها به هزار. گفتم ای وای من چه میگویم، گفتم ای وای من چه میگویم، کمترم من مگر ز بوته خاک، نیست در من مگر ز ریشه اثر، نیست آیا امید میوه و بار. ناگهان آتشی به دل جوشید، پر شدم از امید و قدرت رای، خسته بودم و فتاده به خواب، باز برخواستم، باز برخواستم به روی دوکار. Mi rialzai. Una calda mattina
infinita tristezza assorta, camminai da sola nel cortile, posteggiando nel recinto. A strade sbarrate pensai, a barriere e muri, a inutili schermaglie, a lotte, conflitti e guerre. Pensai, questa prigione e queste mura non sono i miei confini. Ho le ali spezzate, ma sono estranei a questi spazi chiusi, a questi assordanti assalti di ingiustizia. D'un tratto vidi da una crepa del terreno qualche foglia spuntare in lontananza. Da un miscuglio di catrame, terriccio e pietre, teneri arbusti germogliare. L'indomani rividi dappertutto cespugli l'uno dopo l'altro verdeggiare e dai rovi infinite foglie e gemme sbocciare. Mi dissi allora, ma che cosa penso? Valgo meno di un rovo? Non ho più radici, sogni, di gemme e frutti? Un fuoco mi divampò nel cuore, mi sentii colma di speranza e volontà. Pur debole, abbattuta e stanca, mi rialzai. روزهای ابری با آنکه از خسارت انگوبار روزهای ابری بیزارم برای روزهای آفتابی دعا نمی کنم زیرا آنقدر تو را شناختم که بدانم تو را بخواسته یک نهال کوچک که در تاریکترین نقطه این جنگل بی امان رویده کاری نیست تو هر چه بخواهی همون می شود ای جبا پس من باید راز روزهای ابری را درک کنم و برای روزهای آفتابی که لا محاله در پی است صبوری کنم می بینی من آن شدم که تو می خواهی ای جبا Nuvolose, pur stanca della triste noia di queste giornate nuvolose, non invocherò giorni assolati. Ti conosco, non ti curi dei sospiri di un ombrello nel buio di questa giungla per giungla aspettata. Qualunque cosa tu decida accade, o Signore onnipotente, e io dovrò comprendere il mistero di queste giornate nuvolose e attendere paziente giorni assolati. Certo arriveranno. Guardami, sono ora quel che tu volevi, oh mio Signore. Nella famigerata prigione di Evin a Teheran, Mavash Sabet trascorre il tempo in un'angusta e buia cella, assieme ad altre compagne di prigionia, di cui si conquista la stima e il rispetto oltre a quello dei carcerieri. Dorme su un pavimento di cemento, coperto da una spugna. Il suo letto è una coperta. Il suo lenzuolo un velo lungo, generalmente nero, detto shadow. Il suo cuscino è un'altra coperta arrotolata. Nel 2009 anche la famosa giornalista e sceneggiatrice irano-americana Rossana Saberi, all'inizio della sua prigionia, ha condiviso la cella con la poetessa. Lei ha descritto quella cella come una stanza di 4 metri per 5 priva di letti e di cuscini. E in questa particolare condizione di privazioni, sofferenze fisiche e psicologiche che le poesie della prigione prendono corpo. L'autrice è in carcere a causa del suo credo religioso. Ed è descrivendo questa vita e la sorte delle sue stesse compagne che la scrittura diventa denuncia e accorato grido di giustizia, di impegno civile, sensibili alle grandi sofferenze di quella comunità di reclusi di cui ormai è parte. Una comunità che ha a disposizione una sola penna per cella. خوشا
خوشو به حال گانی که سبز شد جوانه شد خوشا به آن جوانی که شاخه شد خوشا به حال شاخی که غرق در شکوفه شد خوشا به آن شکوفه که سبز کرد میوه شد خوشا به حال میوه که باردار دانه شد خوشا به حال دانه ها خوشا به حال شاخه ها جوانه ها خوشا خوشا شکوفه ها خوشا به حال عالمی که سانه اش تویی خوشا به حال عالمی که سانه اش تویی. Beati frutti. Beato il seme in cui germoglio verdeggia. Beato il germoglio che sboccia il ramo. Beato il ramo che si copre di gemme. Beate le gemme pazienti che danno frutti. Beati i frutti che contengono semi. Beati i semi, i germogli, i rami, le gemme. Beati i frutti. Beato il mondo da te creato. بیدار سکم خانه ما باش
خوشبون ساقه بیداد ستم خانه ما پیله ای ساخته گرد من و تر تو تنگ ولی چون کند عاقبت این پیله به پروانه ما بسته بودن پر و بال تو را با پر من می نهادی سر خود شب همه شب بر سر من سوز و سرمای دی و وحشت طوفان بلا رفته از سر به مقامی که نشد باور من دیرگاهیست که این دست ستم بر سر ماست آتشی شعله زنان یک سره بر پیکر ماست دیرگاهیست که از محفل یاران دوری جامعه باور تسلیم و رضا در بر ماست ما در این مخلک صد مرتبه جان باختیم رخت خود در گذر میکده انداختیم عاقبت درد فراقی که کشیدیم گذشت رنج آن زهر حلاهل که کشیدیم گذشت صد سخن در دل و بر لب ز ستم مهر سکوت آن همه تهمت بیجا که کشیدیم گذشت هم قفس ساغرت از باده ایمان پر باد سینه از شر و شور شیران پر باد سرزمینت همه آباد و دلت خرم و شاد یاد از هلهله مردم ایران ho mia compagna di prigione chi ha mai come noi subito tanta ingiustizia tanta lontananza corpo a corpo con la morte sulla bocca canti di gioia chi mai ha come noi volato verso l'incanto dello spirito distrutte le case di una mano ostile da un ingiusto tirano capovolte le vite costretti in un angusto bozzolo questa angustia ci trasformerà in farfalle le tue ali legate alle mie ogni notte appoggi la testa sulla mia spalla oltre ogni attesa investite dal pungente freddo invernale e dal terrore di tutte tempeste una mano tiranna protesta sulle nostre teste un incessante fuoco divora le nostre membra oramai lontani gli incontri con gli amici indossiamo abiti di fede e radiosa acquiescenza in questo luogo di morte cento volte offriamo la vita sulla via dell'estasi depositiamo le nostre vesti gioiose tempre al pensiero dell'amato in questo campo di battaglia ci siamo immolate cessato insieme il dolore della separazione, svanito ogni sapore di essenziale veleno. Cento parole nel cuore, sulla bocca un sigillo di ingiustizia, ogni accusa subita oramai dimenticata. O mia compagna di prigione, il vino della fede colmi la tua coppa. Degli eroi limpida gioioso inondi il tuo petto. Prosperi la tua terra. Fiorisca il tuo cuore nella gioia, trabocchi la tua memoria del giubilo dell'iraniana gente. Mentre si trova nelle carceri di Evin a Teheran, a causa del proprio credo religioso, Mavash scrive molte poesie, che grazie a vari intermediari si diffondono tra i componenti della comunità Bahá'í. Giungendosi in Francia, ove, grazie ad una scrittrice di fama internazionale, viene fatta una traduzione in inglese pubblicata ad Oxford
nel 2013 con il titolo Prison Poems. Nel 2014 vengono tradotte anche in italiano e offerte ai lettori italiani per onorare il coraggio di questa grande donna. La prigionia e in particolare l'isolamento fanno emergere in lei il bisogno di comunicare. Tale bisogno si esprime a vari livelli. Possiamo individuarne ben tre. Un primo livello è il bisogno di un dialogo intimo tra lei e ciò che ella stessa custodisce nel profondo della propria anima. Custodisce la Vache l'immagine di un creatore amorevole che le è vicino in ogni circostanza, soprattutto nell'esperienza devastante della prigione. Il secondo livello di comunicazione è dettato dal bisogno di comunicare con i propri affetti, a cui è stata crudelmente strappata. A questo bisogno la spinge la malinconia della lontananza e gli struggenti ricordi della propria infanzia felice. Una felicità che sembra appartenere ad un luogo immaginario. Il terzo livello di bisogno a comunicare si riferisce alla vita che le scorre poco lontana, oltre le sbarre, e che appartiene al mondo dei liberi. Il bisogno di sentirsi vivi e uniti alle persone che fuori di lì subiscono la continua trasformazione della vita. È questa ultima forma di scrittura che le consente di superare i limiti fisici, affrontare le dure sofferenze inflitte soprattutto dall'isolamento. Scrivere per Mavash diventa testimonianza della dura realtà che il proprio paese sta vivendo. Descrivere l'esperienza devastante del carcere diventa denuncia e accorato grido di giustizia. Tornando ai tre livelli di comunicazione, possiamo affermare che lo stile letterario dell'autrice può essere incorniciato in stili diversi. E ne capiamo perché. Come ogni letterato del suo paese, Mavash ha una profonda conoscenza della poesia mistica persiana, che risale al periodo compreso fra il X e il XIV secolo. Nel linguaggio della mistica persiana, la sofferenza del distacco dall'io genera la gioia dell'avvicinamento alla verità. Il sole della verità nasce nel momento più oscuro della notte del dubbio. La morte dell'io è la vera vita dell'anima. Possiamo quindi stabilire che l'approccio mistico-religioso alla vita emerge dalle metafore a cui la poetessa fa ricorso, seguendo così la via dei mistici. Uno stile simile al sonetto, a noi più noto, dove ogni concetto assume connotati simbolici. Viceversa usa lo stile della nuova persiana, simile al verso libero dell'Occidente moderno, quando descrive le compagne di prigione e racconta della loro vita, testimoniando la degradazione e l'umiliazione di quelle donne. Ossia sceglie un linguaggio poetico semplice, lineare, immediato, descrittivo, diretto, narrativo, a volte duro e freddo. La poesia di Mavash, nello stile moderno, diventa denuncia dell'ingiustizia, ma anche narrazione del ricordo dell'amore dei suoi padri. Man Vemon. Però gli nece dune pedau anche Christa. Bo man Vemon. Che voto per tuo rid mi resa. E so mi conam harso da cishma hau ye zolau le poche che se tu gioia. E so mi conam harso از رنگ پر درخشش چشم تو خالیم. من در خفا
بر جلوه های شاد تو لبخند میزنم، این گریه های تلخ غریبانه را به شوق با خنده های شاد تو پیوند میزنم. با من بمان ای پاک بیریا، بیاینه چگونه بدانم که کیستم، بیاینه چگونه بدانم که کیستم. Resta con me. Senza uno specchio non so chi sono. Resta con me. Con te vivo l'unione. La mattina mi immergo nelle fonti cristalline del tuo cuore. La sera mi manca il luminoso colore dei tuoi occhi. Ai segni della tua gioia sorrido furtiva e con gioia innesto sulle tue allegre risate le mie lacrime amare. Resta con me, anima pura e sincera. Senza uno specchio non so chi sono. Bravo. یک نفر باید، یک نفر باید این زندگی را بخواهد، یک نفر باید این زندگی را بفهمد، یک نفر باید توصیف کند که چنین زیستن این معنا یعنی چه، یک نفر باید معنی کند این ظلمت بی پایان را، یک نفر باید ابراز کند حرف دل این مردم سرگردان را، یک نفر باید این زندگی را بخواهد، یک نفر باید این زندگی را بفهمد. Qualcuno deve pensare a questa vita, deve capirla, spiegare cosa vuol dire vivere una vita grigia come questa. Qualcuno deve chiarire il senso di questo buio senza fine. Deve parlare dei desideri di questa gente smarrita. Qualcuno deve pensare a questa vita. Deve capirla. Mahlake. در این سیل چه ما کنم، خاک به افلاک چه سودا کنم، تیر اگر بر رگ ما میزنند خون به دل لاله صحرا کنم، ما اگر بر لب ما مینهند اون چه دهانان لب خود با کنم، خاک اگر پیکر ما می شود از گل ما محشر کبرا کنم، جام و سبوی اگر از ما شکست میکنه ها زنده و بچه ها کنم، پای اگر بر سر ما می زنن افسر ما گنبد مینا کنند، خاک اگر بر سر ما می نهند زنده جهان از دم عیسی کنند، چاه
turban che bas kishti nuri bismi daryo la gar khazabi dar rah ma gum shavad kon jawahir hame pida konan pay be zanjir agar karde an shahr andishe hoveida konan ra agar ra این پیر اگر بسیان خیلی جوانان همه اونا گر همه این بعض تماشا کنند پس چی از این محلک پرواز گر همه این بعض تماشا کنند پس چی از این محلک پرواز luogo di morte. In questa prigione si vede il cielo per portare giù, città che allora il nostro sangue colore di metà, ci cucciono le labbra e mille fiori dolci, uccidono il nostro corpo di ogni cosa che sorge, un fragolo, brocche e coppe, le taverne di flusso. Ci colpiscono alla testa e la nostra celeste cingono di spine le nostre tende e il soffio di Gesù sveglia l'universo. Scavano pozzo ai nostri piedi e la fama di Giuseppe si sparge nel mondo. Non temiamo la tempesta mentre l'arca del poeta non c'è la stessa. Noi perdiamo per strada i nostri orpelli, altri trovano miniere di germenazione. Se ci incatenano i piedi, subito volano gli avvalli della mente. Sbarcano la strada i vecchi e mille giovani in sonno. Chiunque vede il nostro banchetto, non teme il nostro nome. Bello! Perché speriamo che anche in Iran tutto questo possa venire. Auguri! Andrea Fernandez al flauto e Giuliana Cadoni all'arpa.